Ciao ragazzi, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Iscrivetevi al mio canale, chi non l'ha già fatto lasciate un bel pollice in su se vi piace. Oggi andremo a colorare con i pastelli nuovi, sono super belli quindi non vedo l'ora, andiamo subito. Ragazzi, scusatemi, io avevo messo i pastelli qua, esattamente qua. C'è un indizio sulla navagnetta. Leggiamoli insieme. Se non capisci un tubo, il primo oggetto non troverai di sicuro. Significa se non capisci un tubo, il primo oggetto non lo troverai di sicuro. Cercare. Beh, penso che il primo sia dove c'è l'entrata in sala. Potrebbe essere qua. Se non capisci un tubo, il primo oggetto non troverai di sicuro. Cosa c'entra? Non capisci un tubo, il primo oggetto non troverai sicuro. Andiamo a cercare. Un tubo. Abbiamo un tubo qua. Ragazzi, no, ma dai, mi ha nascosto l'oggetto di scuola. Guardate, mi ha nascosto. Il mio astuccio di scuola, io non ci posso credere. Va bene, andiamo a metterlo. In pratica ne abbiamo trovato uno, ma ce ne abbiamo altri da trovare, quindi, oh mamma mia, non so minimamente, questo qui è stato facile, ma chissà gli altri. Andiamo a vedere il secondo indizio, se lo troviamo, se ne troviamo un altro. Vedere, ragazzi, la lavagnetta non c'è più, ma io non ci posso credere, l'avevo lasciata qua, perché le cose scompaiono in continuazione? Aspettate, riflettiamo. Ho fatto il mio intro vicino all'acquario, no? Poi sono andata a vedere e erano scomparsi i pastelli. Poi ho trovato un indizio. Così sono andata a leggere l'indizio, ho trovato su una scritta. Così ho risolto l'indovinello e ho ottenuto il mio astuccio di scuola. Sono ritornata a vedere se c'era un altro indizio e non c'era più ed era scomparsa la lavagnetta. Quindi come cavolo è fatta a scomparire? Adesso dovrei andare a cercare per tutta la casa. Ok, andiamo. Mamma mia. Non so che mi stia facendo sto scherzo, però abbiamo tre cose per capire che questa persona è arrivata qui. La scatolina dei gessetti è aperta, invece prima era chiusa. Mi ha scritto un altro indizio, sta persona. E c'è una spugnetta che non ho mai visto in vita mia. Leggiamo il secondo indizio, allora. Il prossimo oggetto vuoi trovare vicino il cibo di Giotto? Devi guardare. Ah, vicino al cibo di Giotto. Ma non c'è niente, perfetto. Dove vicino al cibo di Giotto? Allora, qua non c'è, perfetto. Direi. No, nel calendario non c'è, cioè il calorifero non c'è. Ma dove? Vicino al cibo di Giotto? No, ma dai, ma stiamo scherzando, spero. Vicino al cibo di Giotto. Magari mi hai fatto una truffa, è vicino al cibo normale. Non c'è niente. Forse dentro qui. No. Ah, mi dimenticavo. Se volete guardate il video dove ho fatto vedere il gatto di mio zio, che è super bello, vi consiglio di andarlo a vedere dopo questo video. Continuiamo a cercare. Dove può essere il cibo di Giotto? Ragazzi, no, dai, sul serio, un altro mio astuccio di scuola! No, ma lei come ha fatto a prenderlo? Sono a casa di mio zio e cioè, da dove... Vabbè, non facciamoci ste domande e andiamo a riposizionare l'astuccio sul tavolo. Adesso devo dirvi una cosa, Babbo Natale. Voi sapete chi è questa persona che mi fa continuare a fare gli scherzi? Voi sapete perché mi fa continuare a spostare gli oggetti? Cioè, che poi io volevo colorare, non volevo andare a fare tutta questa caccia del tesoro. No, mi sa che non ci risponderanno in questa maniera. Andiamo a cercare noi. Ok, io sono tornata qua e non ho visto la lavagnetta per la terza volta. Adesso, allora proviamo ad andare a rivedere in corridoio dove ce l'ha lasciata l'ultima volta. Ah, c'è scritto: se il divano non vuoi rovinare,
Coprilo e continua a cercare. Che significa sta cosa? E poi ho trovato anche due gessetti e un gessetto e sempre la spugnetta di prima. Ok, andiamo a cercare. Magari voleva capire se il divano non vuoi rovinare, bisogna scoprirlo e ricoprirlo. Ok, andiamo a cercare. No. E come faccio a coprirlo e a scoprirlo se non devo rovinare il divano? Sto cadendo pure io. Ma? Perché? No, ragazzi, dai. Dai, è impossibile cercare questo. Si combina tutto. Allora, come... Ragazzi, ho trovato il quaderno. Quello che avevo scelto io, con i fenicotteri super belli e con gli ananas. Ci manca solo una cosa da trovare. Abbiamo il mio secondo astuccio, il mio primo astuccio, tutti e due di scuola, un quaderno bellissimo e ci mancano i miei colori nuovi. Voglio cercare. Aspettate, ragazzi, ho trovato... Ah, ok. Ho trovato l'indizio. Se l'ultimo oggetto vuoi trovare vicino all'acquario, devi guardare. Perfetto, andiamo a cercare. Sì. Ma è fisso, non c'è un armadio qua. Ma, no. Scusate. Ah, vabbè, spostiamo le piante. Ma, scusate, se non è qua e non è là, dov'è? Ragazzi, ho trovato una cosa. I miei nuovi pastelli! Oh, ho vinto, ho vinto! So che ho trovato tutti e quattro gli oggetti, possiamo iniziare a disegnare. Cosa disegniamo? Disegno i pesci dello zio. Ah, prima voglio salutare delle mie amiche, Celeste Lazzarin e Francesca Pisacane. Ciao! Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo domani con una nuovissima disavventura. Con il continuo di questa disavventura, avventura, non so che cos'è. Vabbè, ciao!